Per quale motivo dopo un anno e mezzo arriva su Ha di sicuro lasciato un segno indelebile la grande manifestazione di protesta popolare che si è tenuta a Panza, frazione del comune di Forio, dove centinaia e centinaia di cittadini hanno sfilato lungo le strade del paese gridando slogan e mostrando eloquenti cartelli in cui, oltre a condannare l'operato amministrativo della Giunta Regine, chiedevano la rinascita della loro frazione e soprattutto lo spostamento dell'area di travaso dei rifiuti dal loro campo sportivo, travaso che comporta lo scolo di puzzolente percolato che finisce inesorabilmente sul selciato privo di griglie e di un'adeguata protezione, così come abbiamo spesso documentato con le nostre telecamere. Quello che ha colpito di più l'opinione pubblica è stato vedere sfilare in corteo i bambini che indossavano una mascherina per denunciare il fetore che devono sopportare ogni qualvolta si recano a fare allenamento. Ebbene, a 24 ore di distanza dalla protesta, a Panza e a Forio, dove il campo sportivo e il palazzetto dello sport sono stati vergognosamente adibiti a parcheggio dei mezzi della nettezza urbana, si respira aria di rivolta a causa della crescente tensione che prende corpo tra la popolazione ormai stufa di dover fare i conti da anni con la continua emergenza rifiuti e con i camion della mondezza parcheggiati sotto le finestre delle proprie case. E così a Forio decine di cittadini sono giunti spontaneamente all'ingresso del campo sportivo, dove le forze dell'ordine hanno preso atto del problema e sembrerebbe che almeno per le prossime 48 ore i camion, dopo mesi, non dovrebbero trovare ospitalità nei pressi degli spogliatoi del Calise. Lo stesso picchetto è stato organizzato dai cittadini di Panza all'esterno del campo sportivo San Leonardo, dove le vergognose operazioni di travaso dei rifiuti sono andate avanti a rilento per tutta la mattinata. Anche qui c'è stato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno preso atto della precaria situazione e del luogo sicuramente inidoneo, dove vengono consentite le operazioni di trasferenza dei rifiuti. Questa assurda e intollerabile situazione di emergenza rifiuti si è venuta a creare a Forio perché in oltre 8 anni l'amministrazione Regine non è stata in grado di individuare un luogo lontano dai centri abitati in cui adibire un'idonea area di stoccaggio e di travaso dei rifiuti solidi urbani. Questo ha comportato il vergognoso peregrinare per l'intero territorio foriano dei camion e degli autocompattatori della nettezza urbana. E nel tempo il travaso dei rifiuti, il sotto lo sguardo allibito dei turisti e col percolato che infestava puntualmente il selciato, prima di giungere presso il campo sportivo di Panza, è stato consentito nella straordinaria baia di Citara, sul lungomare di Forio e sulla Borbonica. Assurdo. Un'ultima considerazione. Appare davvero assurdo che se un cittadino abbandona per strada un piccolo elettrodomestico viene arrestato, mentre continuano a dormire sonni tranquilli, coloro che in Campania e a Forio sono responsabili del disastro dei rifiuti e consentono persino il travaso per strada col percolato che potrebbe creare seri problemi igienico-sanitari. Che vergogna. Ma purtroppo l'Italia è anche questo. Intanto è giunta l'ora di dire basta, accodando squallore sociale e pericolo igienico-sanitario, di cui sono unici responsabili gli amministratori di Forio guidati dal sindaco dottor Franco Regine, che in merito non hanno nessun attenuante da far valere. Ebbene farebbero a rassegnare immediatamente le dimissioni.